piacevole. Oggi una convention diventerà bellissima qui a Cefalù. Quale sarà il futuro, diciamo, di questo movimento? È un movimento che sta già dimostrando a tutti un radicamento del territorio molto forte, e a questo noi teniamo e teniamo a rafforzarlo. Rafforzare questo movimento nel territorio e farlo crescere nella sua identità, come diventerà bellissima, non esclude il fatto che possa anche crearsi delle sinergie con partiti nazionali che non servano semplicemente a uno sbocco della nostra classe dirigente, è riduttivo. Serva soprattutto a dare maggiori risposte alle tematiche che noi affrontiamo. Faccio un esempio: nella mia commissione ci siamo occupati del problema del caro voli, con un'Alitalia ostica ad ascoltare le nostre tematiche. Avere un rapporto forte con un partito nazionale permetterebbe a noi siciliani e al nostro movimento di avere maggiore voce a Roma. Un altro tema che stiamo affrontando in questi giorni è, come voi ben sapete, il tema degli immigrati che arrivano e che mettono a rischio i Covid, un ritorno di pandemia, visto che non sono controllati e che quindi arrivano nelle nostre coste spesso anche con sbarchi fantasma. Ecco, noi abbiamo bisogno di qualcuno che a Roma dica al governo nazionale che non può far finta che questo tema non esista, perché la tematica e le paure che arrivano da questi sbarchi mettono a rischio un'economia che si sta riprendendo, un turismo che sta riprendendo, e che non possiamo assolutamente venga scondizionato da un governo nazionale che sul tema dei flussi degli immigrati, degli sbarchi clandestini, sbarchi fantasma, fa finta di niente. Quindi la nostra necessità è assolutamente questa. Vedremo, ne parleremo, ne abbiamo parlato, continuiamo a parlarne, ma il tema vero di Diventerà Bellissima è continuare a consolidarsi in questa Sicilia, in questa regione, nei nostri paesi, nei nostri territori, e avere anche la possibilità che i nostri temi, le nostre battaglie abbiano voce nel tavolo romano. Siamo al giro di boa. Siamo a 2 anni e mezzo dall'inizio della legislatura ed era giusto tirare somme. A quel punto il gruppo parlamentare si è fatto promotore di una splendida iniziativa. Ci sono amici che vengono da tutta la parte della Sicilia e sentivano veramente il bisogno di incontrarci. Allora questo presuppone una comunità, la comunità Diventerà Bellissima, che cresce sempre di più. Oggi devo dire una cosa e poi parleremo della federazione. Ci sono tanti nuovi amici che non erano tesserati con noi, sono venuti ad ascoltare, si tessereranno proprio oggi, vogliono far parte di questo movimento. Tanti nuovi amministratori, tanti simpatizzanti, allora vuol dire che qualche cosa di buono la stiamo quantomeno trasmettendo. E poi l'azione di governo, che è indubbio. Abbiamo fatto anche una serie di ragionamenti su come sono andati i primi 30 mesi e, al netto di quanto successo anche dell'emergenza Covid, non possiamo che essere soddisfatti. Dopodiché l'emergenza credo che sia stata gestita in maniera egregia dal Presidente Musumeci, dall'assessore Razza e da tutto il Governo, ma anche dallo stesso Parlamento, che devo dire non ha mai smesso di lavorare. Anche in piena pandemia il Parlamento si è riunito anche con rappresentanti della Commissione Salute, affiancato a quelli ai capigruppo di maggioranza e opposizione, ha voluto dare una presenza. Per quanto riguarda la federazione con un partito nazionale, è un tema fortemente dibattuto in queste settimane. Noi riteniamo che a 2 anni e mezzo delle elezioni che abbiamo vinto e a 2 anni e mezzo delle prossime e dei nuovi appuntamenti che ci saranno per anche la guida del Paese, è giusto che il nostro movimento, un movimento che è nato quasi per gioco, ma con tanta passione e con tanto cuore, che ha avuto modo di conquistare col suo massimo esponente la guida e la presidenza della Regione, oggi debba decidere di incominciare a trattare dei temi nazionali. E allora, per trattare dei temi nazionali che riguardino anche i siciliani e il Mezzogiorno, non possiamo che valutare l'idea di federarci con uno dei 3 partiti nazionali che compongono la coalizione di governo. Quindi sicuramente oggi il Presidente della Regione accennerà a questa ipotesi di federazione, ma poi la parola verrà data al congresso per ratificare qualsiasi decisione dovessimo prendere insieme.